E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui, sono il Raika del futuro che vi parla, perché appunto vi sto portando questo video in fretta e furia il giorno dopo appunto l'uscita del malvagio Karma, per appunto farvi vedere di quest'arma. Poi con calma io e Ted faremo la recensione esotica come al solito. Allora, ci tengo a dirvi che l'arma in questione si ottiene da una quest che si può startare, ve lo dico in fretta, andando da Werner. È molto intuitiva, si vede proprio dietro di lui una cassa, una delle solite casse con il contributo richiesto di 5000 lumen. Pagando questo contributo appunto Werner ci consegna la taglia, che poi è veramente facile e intuitiva, soltanto ci farà piangere l'inventario per la quantità di materiali che richiede. Il malvagio Karma è stato riportato su Destiny 2, secondo me in un modo molto fedele all'arma che era in Destiny 1. Il feeling è praticamente lo stesso, l'arma non è così sgrave nel ricaricare la super, però secondo me ci sta, e in PvE potrebbe avere anche il suo perché. L'arma è molto molto stabile, ha una gittata che sulla carta non è buona, però invece si dimostra essere abbastanza elevata. La precisione e l'accuratezza dell'arma ci permettono appunto di anche ovviare al problema della gittata, e ha lo stesso numero di appunto colpi al minuto del pandemia primordiale, quindi un 450 colpi al minuto. Detto questo, non vi annoio ulteriormente, vi lascio al gameplay di una delle prime partite, forse la seconda, che facevo con quest'arma, della live di ieri. Mi raccomando, lasciate like, commentate, iscrivetevi, diteci quello che pensate qui sotto nei commenti, e mi raccomando passate dai social che come ogni volta sono in descrizione. Detto questo, ci vediamo domani, buona visione. 10 minuti dura. Oh madonna. Attacca e conquista quelle zone, proteggile a costo della vita. Guarda Tommy, non so se sei live, ma guarda, non tengo il trigger, capito? Piatta. Il nemico ha ottenuto la PC zona automatico, naturalmente. Zona C conquistata. Al comando. No, mannaggia i coreani. Gorra. Il tipo che voglio bloccare. Perso il comando. Vorrei provarla anche con attacco frontale, giusto per capire come quanto si leva il danno. Ma quanto dura sta missione? Dopo l'orco? Poco, devi fare due bossetti. Appena esci dal coso dei cani hai fatto. Cioè hai quasi fatto, devi fare l'ultimo step, diciamo. Ma porco il tuo. E dai però, riesco a farne una kill. Comunque è interessante il perk che ricarichi totalmente il caricatore. Infatti rispetto al pandemia che c'ha 39 colpi, se non mi ricordo, questo ce n'ha solo 27, quindi si sente la mancanza di... Raga, perché c'è una testa gigante? Oh, l'hanno ucciso. Cosa potrà fermarvi se lottate poi lì? Fa 28 in nulla, testa e mi ha fatto di là. Quindi con la maledizione per uno fa 28 in testa. Non ho visto quanto pezzo di super dia, che non ce la faccio a sparare e guardare con un occhio su uno giù. Però comunque dovrebbe non essere esagerato come era su Destino, secondo alcuni, no? Zona B persa. Questo mi segue? No. E via! Quello con l'acqua passata là è un fastidio. Cerchi di averlo tra i piedi, vero? Cosa potrà fermarti? Torniamo un attimo con il nostro angolo sicuro. Nulla! Facciamo quello che sbuca lassù. Zona B conquistata! Zona di vantaggio conquistata! Ah, lui si fa quello e noi facciamo. Cadono come mosche! E ora via con le pesanti.
Proviamo a prenderli da qua fuori, forse qualcuno riusciamo a trovarlo. La gittata non è malata, sinceramente. Poi il fatto che il mirino sia così pulito, che sia di per sé molto accurata l'arma, ti permette appunto di ovviare al problema appunto della bassa gittata. Media, dai, non bassa. Poi impatto. Un tipo con le ivi qua, non ucciso, appunto l'impatto nemmeno è tanto alto. Beh, l'impatto mi sembra sia una delle statistiche che è un po' uguale a quella del pandemia, eh? C'è ancora il lamentoso, sì, certo. Allora può fare la super per sopravvivere in qualche modo. Quanto ti manca a fine partita, Ricky? 5 minuti. Facciamo il tipo simpatico del signore dei lupi. È una squadra vittoriosa. Zona abbiamo finita. Allora, uno, due sopra. Zona di vantaggio conquistata. Teniamoli buoni con una mail. Due. Ah! Per uno, stai dominando il campo. Non te mordere. Oddio, mi devo soffiare il naso, baby. Lascia aperto un sapone fatto apposta per tipo le bolle l'acne là, quello per le cose, quelle che mi vengono in fronte. E quando me lo passo, cioè, non posso respirare perché mi dà fastidio il naso, però mi stura il naso allo stesso tempo. Oh, sì, lo so, è bellissimo quel profumo. Guarda il tipo col signor Luffy, io non lo pusho, non così metto. No, dai, ti prego, ti pago. Quanto? 2,5 euro. Ah, la sticky Dragon Ball. Ricky, ho appena ucciso un caval gigante. Ok, finito. Non è vero, devi uccidere il tappato gigante, non il caval. E l'ho ammazzato, dai che era one shot. Adesso c'è quello che si chiude fuscia. Un'arma per distruggere tutto il creato. Che è morto Dio? No. Ah, me l'ha droppato veramente. Come sei arrivata a questa funzione? Narraci il tuo viaggio. Perché praticamente se tu vai sul malvagio karma e clicchi mostra in lista, se chiedi davvero che la tua arma voglia distruggere ogni tracciato di esistenza, allora lo farà. Holland l'infranto. Non hai capito un cazzo. Oh, mi torni su. Oh. Ehi, cocainomane di merda. Se lottate uniti. Nulla. Quindi com'è in quick il malbad juju? Te lo dico fra un secondo. Stai tryhardando pure qua. No, non sto tryhardando, però. Che schifo, cioè tryhardi pure il quick play. Adesso possiamo andare a fare compa, Riccardo. Non sto tryhardando, però ho fatto run out, quindi è buono. Con niente più di uno spettro e un'arma. A me basta che mi fai fare coppa per finire il monta, in top. È veramente buono. Poi il fatto che ricarichi così è fantastico. Quando uccide così è fantastico. Ma da chi entro? Aspetta. Se vuoi fare coppa è da noi. È one! Cosa hai raccolto di bello? Fa, non ha fatto niente. 3 minuti. Guarda, gliel'ho dati a 3 la medaglia del Ranout. Che figo. Ma non ci sono i 3 donatori di medaglie d'oro. Scuse, quello che siamo diversi, perciò alle porte. Bella mira, Riccardo. Complimenti. Se così mi piace. Mi piace, no. Cioè, mi tocca ricomprarlo, raga. Perché? Perché mi si è buggato e non me l'ha dato né dall'amministratrice, cioè me l'ha bruciato praticamente. Magari avevi l'amministratrice piena. Ah, ma dai. Ma se sei down, che cazzo vuoi da me? Due coglioni ogni volta, incredibile. Vabbè, è finita. Va bene, basta trasportare una primaria
a 7.50 era in fondo. How is gone? No, devo chiudere e riaprire il gioco, fra. No, non sono nazista, ho detto mannaggia i cosi, è in coreano. Chiudere e riaprire il gioco, o Eden Hack. Devo chiudere e riaprire il gioco. Ci vedete quando vai su in video a giocatore e ti spacca la schermata. Solita. No, è a tempo, Satino, quindi si leva, sì. Che cosa si leva? Buonanotte, Satino, il perk. Io sono Gaul. E la tua luce.